Siete pronti? Oggi ho un piatto di pasta veramente che ci rincuora veramente. Che cosa? Bucatini con broccoli siciliani e porchetta. Hai capito? Con la porchetta la facciamo. Allora, vi dico gli ingredienti. Bucatini. Devono essere quelli buoni, però. Poi, pecorino romano. Aglio, non vuol dire affa, che vuol dire affa, deve essere buonissimo, peperoncino e la porchetta. Ecco qua, la porchetta. E poi questi, loro, i broccoli siciliani, guardate che ci mette, che meraviglia. Occupiamoci subito dei broccoli siciliani. Allora, cerco di togliere la parte più dura, quindi la sfilo un pochettino, vedete che faccio? Sfilare che per me significa questo gesto di tirare e togliere tutte quante le fibre, quelle un po' più grosse. Tiro, tolgo tutti i filamenti esterni, così sarà più tenero, bello. Come dice il fruttivendolo mio, Sandro, Sandrino, te se scoglia in bocca. E così devono essere. Le foglioline più tenere anche mettiamo, vedete? Queste qui. Belle, piccolette, buone. E continuo a pulire. Poi questi qua piacciono da morire a Mariuccio, i broccoli siciliani. Da morire. Un'altra cosa che faccio, quando è troppo grande il gambo, faccio così, lo incido, così sarà più facile la cottura. Adesso, acqua salata. Sentite la musichetta? Stupenda. Allora, metto qui in acqua piena ebollizione salata. Adesso, l'aglio, lo sapete bene, eh? Quindi, aglio italiano, mi raccomando, non mi stancherò mai di dirlo. Compriamo le cose italiane, i prodotti italiani. Siamo i meglio, ragazzi. Purtroppo, mi dispiace per gli altri, ma siamo i meglio. Olio. Sempre olio buono, non vi dico niente. Qua ci vuole un olio di quelli che hanno, capito, gli attributi. Questo qua è un toscano dei Franci. Poi accendiamo piano piano. Allora, qualcuno di voi mi ha chiesto, ma che vuol dire con l'induzione 6, 7, 8? Allora, quando dico tra 4 e 6 sarà medio, il fuoco medio, non al massimo. Quando è 8 e 9 è al massimo, ok? Quindi facciamo questa unità di misura nostra, tra me e voi. In questo caso ho 6, quindi medio, piano piano va. Estrai tutto quanto il gusto, il sapore del nostro aglietto, buono, 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 buono. Ma nel frattempo che famo? nel frattempo che facciamo? Cioè i bucatini, ma sono dei bucatini di Gregnano, sono degli amici miei liquori. Pasta buona. Qui sta cuocendo già da un po'. Sentiamo realmente quanto manca di cottura a questi broccoli. Vado qui, l'abbiamo messo da un paio di minuti. Andiamo. Vado con un po' di pasta. Quindi, dopo un minuto di cottura dei broccoli, aggiungete la pasta. In questo caso il bucatino, perché ci sta bene, la morte sua oggi. Il bucatino oggi è la morte sua. Piano piano, facciamo i belli ritratare. E questi qua, lo sapete che succede? Volete sapere che succede? Si insaporiscono tutta quest'acqua di cottura del broccoli, guardate, perché l'acqua è verde. Ah! E adesso lasciamo cuocere. Però, guardate qui, l'aglio sta andando, piano piano sta andando. Allora, noi che abbiamo la porchetta, ma qualcuno dirà, ma perché la porchetta non si mangia in mezzo al pane? Adesso vi racconto una cosa, qual è? Che a Roma la porchetta fredda non la vende a nessuno. Cioè a Roma la porchetta fredda non si mangia al massimo tiepida. Infatti i banchetti dicono porchetta calda, perché se no non si ferma nessuno a comprare la porchetta. Quindi quando è fredda, come in questo caso, che a me è avanzata, non si sa com'è, perché sia Mariuccio che Camerabuno ci vanno matti, io la utilizzo, la cuocio, la finisco di cuocere, la finisco di usare nel modo giusto. La crosticina me la tengo da parte, che la mettiamo all'ultimo, ok? E invece faccio tutti i dadini di ciccia. Guardate l'aglio, è leggermente dorato, non è bruciato, ok? Levo l'aglio, eccolo qui, e metto la porchetta. Ah, cioè, la porchetta, noi andiamo matti dalla porchetta qua a Roma. Cioè, spesso la trovate ovunque, la trovate. Facciamo ben insaporire. Poi un po' di peperoncino, qua c'è, ci vuole. Questo qua è quello secco, quello che ho fatto seccare io. Non troppo, che pizzica da morire questo. Ma allora, inutile che vi dico il profumo. Ci credete? Profuma da morire. Metto anche la cotenna, così bella
croccantina. Vai. Continuiamo la pasta. Ecco che c'è lui. Tiro fuori i bucatini. Deve essere bella al dente, perché lo sapete, qua si deve insaporire, qua ci deve nascere il matrimonio, il fidanzamento, devono amoreggiare l'olio, la porchetta, il gusto dell'aglio, il peperoncino, tutto ci deve essere. Guardate il colore dei broccoli, verde brillante, perché abbiamo messo il sale, non abbiamo messo il coperchio, quindi rimane tutto con un bellissimo colore. Ma non potete... Ma ve lo immaginate o no il profumo? Vedete con chi è, ne so parlare. Allora, è meraviglioso, meraviglioso. Metto un po' di acqua, così finiamo la cottura di tutto dentro alla padella. Lo sentite il rumore? Che fa? Si comincia a asciugare l'acqua e dice: che dobbiamo fare adesso a questo punto? Ma dobbiamo qui, fuori dal fuoco, spengo tutto. Pecorino. Che non ci mette il pecorino qua? E che siamo matti allora. Così. Qua il pecorino è la morte sua, pensate al pecorino, al broccolo siciliano, a questi ci mette il broccolo siciliano, la porchetta, il peperoncino, l'olio, l'aglio. È roba nostra, ragazzi, questa. Un goccetto d'acqua, perché sentite, è asciutto, non è il rumore nostro, non è il nostro suono, è quello che piace a noi. Un filo d'olio. E adesso mi viene da ridere, quando sento questo mi viene da ridere, è il suono nostro, ragazzi. Sentiamo un po', i brividi mi vengono. Brrr, che bontà. Mua. Piatto, guardate un po'. Sei un po' sfatto il broccolo, è accolorato tutto quanto di verde in questa maniera, bellissimo. Qua c'è tutto, c'è il primo, c'è il secondo, c'è il contorno, c'è tutto, è un piatto completo, guardate. Due pezzetti di peperoncino, così per dare un po' di colore. Zac, 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 zac di pecorino, la grattatella di pecorino, è pronto. Adesso assaggiamo. Sei pronti? Guarda qua. Guardate che spettacolo, mamma mia, camera woman, è da paura sta pasta, lo dico già, dopo lo mangio. Ragazzi, una bontà, con niente, avevo fatto una pasta da paura, mi raccomando, cuciniamo cose semplici, ma di grande qualità. Un abbraccio da Casmanale, mi raccomando, stay like, che io mi diverto da morire con i commenti, pure i commenti dovete scrivere, che io mi diverto da morire. È stratosferica questa pasta, ragazzi, buonissima, buonissima.